Buongiorno agli amici che ci stanno seguendo in questo momento. Oggi siamo a Carpaneto per la prima uscita di questa squadra. Si gioca dal Seno, Carpaneto Serie D, la Vigor Carpaneto, che giocherà un amichevole contro la Primavera del Sassuolo, Primavera 1. E c'è molta attesa per questa squadra di Carpaneto, dove da matricola terribile si sta confermando, ma soprattutto affermando in questo Buongiorno agli amici che ci stanno seguendo sul canale. Siamo ad Alseno per l'amichevole che si giocherà fra pochi istanti tra Vigor Carpaneto e Sassuolo, che partecipa al campionato Primavera 1. La Vigor Carpaneto giocherà la Serie D, ma c'è tanta attesa e tanta curiosità per i sostenitori piacentini del Carpaneto per vedere all'opera questa squadra che da matricola terribile si sta confermando, ma affermando in questo difficile campionato di Serie D. Ma soprattutto c'è in panchina un brasiliano, un ex giocatore professionista di Serie A, che ha scalato i vertici del nostro massimo campionato, ha segnato una valanga di gol e guiderà questa formazione piacentina nel campionato di Serie D. Ma soprattutto c'è un mix tra giovani e vecchi. Abbiamo un bomber anno 79, non c'ha bisogno di presentazioni. Oggi è seduto in panchina, ma ha segnato una valanga di gol in tutte le categorie. Quindi mi fa tornare indietro 40 anni fa, quando nella Serie D c'era Viadana che metteva in campo Boninsegna e Piaser. Vedete che subito va a prendere la traversa, subito nel calcio d'inizio. Non abbiamo visto chi ha calciato, però sicuramente il portiere era un po' fuori dai pali, è dovuto indietreggiare. È altissimo il portiere del Sassuolo, per fortuna sua. Pallone l'ha scavalcato, ma si è stampato contro la traversa, è tornato in campo. Vedete che si tira anche da centrocampo, quindi è una... Ma soprattutto, tornando al discorso di prima, è un mix tra giovani e vecchi nel Carpaneto. Sicuramente c'è una... Adesso c'è un'altra bella conclusione, stavolta del Sassuolo, con un bel sinistro che è andato fuori dai pali, non di molto, però fuori dalla porta. Purtroppo abbiamo dei problemi di segnale, ci scusiamo con i nostri amici che ci stanno seguendo. La partita verrà sicuramente ricaricata però successivamente, quindi
il live dà qualche problema, ma un avvio subito scoppiettante, una traversa dal tocco, dal primo tocco del pallone, poi subito una conclusione non lontano dalla porta del Sassuolo, quindi un subito botta e risposta tra le due squadre, ma c'è da sottolineare questo, diciamo, gemellaggio. Ormai il Carpaneto pesca molti giovani a Sassuolo e quindi ogni anno apre queste sue stagioni, questa sua uscita davanti al suo pubblico con l'amichevole proprio contro il Sassuolo, proprio per una specie di scambio possiamo darvi anche le formazioni. Per il Carpaneto gioca in porta Abelli, anno 2000, proviene dal settore giovanile del Pisa, quindi poi Premoli, Gabriele, anno 98, Barba, Samuele, anno 93, lui una carriera giocata tra Fiorenzuola e Carpaneto, quindi un ragazzo cresciuto qua nel nostro territorio piacentino. Numero 4 Mastro Tota Rodario, anche lui una lunga carriera, è un 93, ce lo ricordiamo, nel settore giovanile del Milan, giovanissimo, poi ha girato un po' per la Lombardia, non ha, credo, in Serie D. Rossini Matteo, anche lui, giovanili del Sassuolo, anno 98, quindi ce lo ricordiamo capitano nella primavera del Sassuolo. Zuccolini Davide, anche lui, numero 6, anno 95, anche lui un prodotto del vivaio del Sassuolo, vedete quanti giocatori che hanno vestito la maglia nero-verde. Numero 7 Zazzi, anno 97. Anche lui campionato lombardo, Brugherio, Varese, e adesso c'è questa bella conclusione del capitano, anche lui Rantier, non ha bisogno di presentazioni, probabilmente compagno di squadra di Ada Hilton, se non sbaglio, quando era a Verona, quindi probabilmente c'è anche il suo interessamento al, il suo consiglio a portare qua il suo ex compagno di squadra.
poi soprattutto un altro big del nostro calcio, che è Bini, che non è in campo oggi perché è reduce da un infortunio, quindi saranno un po' più lunghi i tempi per vederlo in campo, però sicuramente un telaio di prim'ordine per questo Carpaneto, con un big per ogni reparto, un big per big intendo giocatori che hanno una militanza in squadre professionistiche di Serie A, B o C. Ce lo ricordiamo Bini, tanti anni a Piacenza, per Piacenza, quindi adesso c'è un gran pallone, un bellissimo gol, lavorato molto bene sulla destra, poi messo in mezzo in modo raffinato, delizioso, infatti un pallone morbido, si è staccato molto bene di testa, è altissimo il giocatore, ha sovrastato tutti, vediamo veramente un gol d'applausi, sblocca il risultato adesso il Sassuolo, 1-0, siamo al undicesimo minuto di gioco circa. Dovrebbe essere il numero 8, se non sbaglio, che ha fatto gol, perché è il giocatore più alto, ma si è staccato imperiosamente di testa, da pochi passi non ha avuto difficoltà, era più difficile colpire, arrivare a colpire la palla che una volta colpita sbagliare, lui ce l'ha fatta, 1-0. Ricordo agli amici che ci stanno seguendo che il Sassuolo l'anno scorso nel suo campionato ha trovato tante difficoltà, si è salvato solo nelle ultime partite, ha rischiato la retrocessione nella Primavera 2 e poi alla fine è retrocesso il Milan, quindi il Milan quest'anno giocherà nella Primavera 2, anche il Milan una retrocessione inaspettata, inattesa, ma anche il Sassuolo che aveva fatto bene negli ultimi 3 anni, addirittura vincendo il torneo di Vignola, andando nei play-off, e poi l'anno scorso invece questo campionato travagliato, è stato cambiato l'allenatore, in cammin facendo c'era Morrone, ha preso il suo posto Turrini, oggi Turrini è seduto probabilmente in panchina. Ma soprattutto c'è da
c'è da evidenziare che quest'anno ci sarà la novità dell'Under 18. Il Sassuolo, c'erano quattro squadre che era facoltativo fare il campionato Beretti, però si giocava contro le squadre di Serie C, quindi molte squadre non si presentavano, molte squadre di Serie A, soprattutto le big, non si presentavano a questo campionato, anzi lo... E invece quest'anno con l'introduzione dell'Under 18 da quattro squadre si sono portate a otto squadre, non c'è la Juventus, ma sappiamo che la Juventus schiera l'Under 23, c'è molta differenza secondo me in questo, è l'unica squadra italiana che schiera, è l'unica squadra di Serie A che schiera l'Under 23 in Serie C e poi non schiera l'Under 18, anche se quest'anno non è obbligatorio iscriversi a questo campionato, però anche lì quando si introduce una novità, se poi non si obbliga le squadre, il campionato perde un po' di credibilità, viene un po' snobbato, come ad esempio la Juventus che ha un settore giovanile fortissimo, però non partecipa. Ma il motivo secondo me è un altro, perché quando si esce da un Under 17 è difficile fare il salto in primavera, soprattutto per le squadre che lottano per lo scudetto. È difficile dall'Under 17 diventare subito titolari nella primavera 1. E quindi c'è un campionato di mezzo che è l'Under 18. Ed è giusto secondo me aver inserito questo nuovo campionato che poi è... non va altro che a coprire tutte le fasce del settore giovanile, Under 15, Under 16, Under 17, Under 18 e primavera. E poi dalla primavera c'è la tappa forzata in Serie D per chi esce dalla primavera. Ma si può fare anche il salto in prima squadra dalla primavera, quindi è una... è sicuramente una rampa di lancio per un giovane e soprattutto per le squadre come l'Atalanta, mettiamoci il Sassuolo, la Roma, l'Inter, la Juventus, queste sono le squadre che hanno il Torino anche lui, abbiamo... Ricordiamo sempre il risultato, 1-0 per Sassuolo, ma è stato bellissimo il gol, confezionato bene, soprattutto per merito dell'attaccante che si è portato sul fondo e ha messo in mezzo un pallone bellissimo, liftato, soffice, ma è stato anche bello lo stacco che, se adesso non sbaglio, è stato il numero 8, un gigante in mezzo al campo perché è altissimo. Adesso c'è una punizione da posizione favorevolissima per battere direttamente a rete ed è il capitano che ha il pallone sul piede giusto, sul mancino. Vediamo quale soluzione andrà. E faceva girare. Adesso si lamenta perché non è stata rispettata probabilmente la distanza giusta, perché... adesso è entrata un po' fuori tempo, ma probabilmente la... sì, dovrebbe essere il numero 8, che ha il numero 8, ma si sgancia spesso e volentieri in attacco, forse proprio per sfruttare queste sue lunghe leve. Quando si è così alti,
diventa una corsa, due passi sono un passo, sono due di un altro, quindi finché l'arbitro non fischia è inutile fermarsi, perché è l'arbitro che poi dà i comandi del gioco. Avete dovuto fermarlo con le cattive maniere, perché il giocatore del Sassuolo stava andando via, poi è stato trattenuto per la maglia. Vedete, anche se un'amichevole, la partita giocata come se fosse una partita anche perché è la prima uscita e chi bene incomincia, diciamo che non è a metà, però è una buona presentazione. È giusto fare questi test severi, anche se in Serie A le prime partite si gioca contro degli sparring partner, delle squadre che non oppongono, invece nelle serie più basse come la Serie D si gioca subito contro squadre che ti mettono in difficoltà sotto tutti i punti di vista, sia sotto l'aspetto atletico, sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto tattico. Quindi vedete, è come se fosse una partita di campionato, perché non si risparmiano i giocatori, ma è la prima amichevole della stagione.
però si vuole dar subito un'impronta netta, decisa. A chi segue la partita. Credo, eh? Sì, secondo me. È la prima. Ah, la seconda. Seconda, Modena. Ah sì, è la prima uscita in casa col Modena, ha giocato trasferta. C'è anche il time out, quando fa molto caldo si dà un minuto ai ragazzi per rinfrescarsi.
Panetto, dopo il calcio d'inizio che ha colpito subito una traversa, si è un po'. Non ha più concluso in porta. Il Sassuolo non ha l'anno di nascita, però vediamo il numero 7, Oddei, anche lui un ragazzo che ha dei mezzi veramente importanti per giocare a calcio. Vediamo se anche nella primavera riuscirà a esprimersi come ha fatto nell'Under 17, nell'Under 16. Lo ricordiamo capocannoniere nell'Under 15, ma soprattutto capocannoniere anche nell'Under 16. Vediamo se riuscirà a confermare le sue doti balistiche, le sue doti da bomber anche nella primavera. Ci si aspetta molto da quel ragazzo qua, numero 7, vediamo. Nelle squadre giovanili faceva la differenza, partiva palla al piede con una velocità impressionante, saltava gli avversari come birille, ma poi esplodeva un tiro anche violento che non lasciava scampo al portiere. Vediamo se anche in questo campionato darà Eccolo qua, vedete, palla al piede, uno che adesso è più difficile perché sei in un campionato, dovrebbe essere 2002 questo ragazzo, non c'è l'anno di nascita, ma se non sbaglio dovrebbe essere un ragazzo nato nell'anno 2002. Ancora una bella conclusione, stavolta è bravissimo il portiere del Carpanet, era stato leggermente deviato il tiro, ma si stava indirizzando verso l'angolino alto della porta, è stato belli, belli Alessandro, anno 2000, togliere il pallone dalla porta ancora, vedete? Stavolta calcia bene Oddei, è ancora un altro bel intervento. Yeah.
Adesso c'è un bel cross, non c'è arrivato. Un bel cross sotto porta. Ha colpito in qualche modo il numero 8 del Carpaneto, però molto scoordinato quando è arrivato con l'impatto del pallone sulla testa. Adesso c'è il fallo. L'arbitro non fischia. Poco più di 5 minuti alla fine del primo tempo, non abbiamo fermato il tempo quando c'è stato il time out. Vediamo quanto si giocherà questo primo tempo. Comunque al 45esimo, mancano 5 minuti adesso. Alza la bandierina l'arbitro, poi c'è stato lo stesso la conclusione di Rantier che si lamenta ancora. Lui è un... Vedete che... Un giocatore come lui dà fastidio a essere. Se giocano 40, però l'ora dovrebbe essere finita. 45. Anche l'arbitro avverte i giocatori che in queste partite non serve prendersi dei provvedimenti, dei cartellini gialli, proprio perché non c'è bisogno di lamentarsi o di protestare, ma bisogna continuare a giocare. Thank you.
adesso c'è una bella azione del Carpaneto, ma è ancora fermato dal guardaline, che è implacabile su queste cose, non concede il minimo vantaggio, anzi, trattandosi di una partita amichevole, non si può lo stesso perdonare un fuorigioco. Buon finale però del primo tempo del Carpaneto, che adesso sta attaccando con più convinzione. Dopo ci sarà la girandola delle sostituzioni, tanti giocatori nuovi in campo, proprio per dare a tutti la possibilità di scendere in campo anche solo per un tempo, proprio per giocare una mezza partita. Sono tanti giocatori a disposizione delle due squadre, quindi con questo caldo è giusto dare adesso. Ha lasciato scorrere un buon pallone, secondo me era meglio controllarlo, ma e toccarlo proprio perché non aveva più davanti nessuno, Rantier, e invece l'ha lasciato scorrere e non ha trovato, secondo me, la giocata migliore in questa occasione. C'è il gol del pareggio, anche ancora sul colpo di testa, ancora molto bello, è il numero 6 che dovrebbe essere, se non sbaglio, ma vado proprio così, a 1-1 proprio allo scadenza, al 46esimo minuto, però c'è stato un time out, quindi è ancora 1-1 e poi dopo vi darò anche... Fa piacere, è arrivato un messaggio. Io devo avvisare i nostri amici che ci stanno seguendo che mi scollegherò perché non ho la trasmissione di qualità, c'è qualche problema sul segnale e quindi proverò a ricollegarmi sperando in un secondo tempo. Non è più lo stesso link, ma è un altro link, però il canale è lo stesso, quindi proverò ad aggiustare questa trasmissione alla fine del primo tempo. Comunque siamo sull'1-1. Comunque avevo già rimarcato il bel finale del Carpaneto in questo primo tempo e poi è arrivato il gol del pareggio da calcio d'angolo, ha lasciato tutto solo il numero 6, poi vi darò anche il nome,
non credo sia Rossini, forse Pilati, comunque vi do. Ma soprattutto non staccatevi, perché io mi staccherò io e proverò a ricollegarmi proprio per dare una trasmissione migliore. Adesso queste sono palle contese che... quando il portiere esce e l'attaccante entra in scivolata, c'è sempre un po' di... di timore. Adesso il portiere che... e poi c'è un calcio di rigore adesso per il Carpanetto, un finale veramente a sorpresa questo primo tempo, questa amichevole. Vediamo. Portiere da una parte, dovrebbe essere Mastro Totaro, quindi Carpanetto che passa in vantaggio 2-1 adesso, ma io sul mio faccio il 49esimo, quindi infatti non ci ho preso, il numero 6 è Zuccolini, anno 95, l'autore del primo gol del Carpanetto, dell'1-1, e poi il rigore per il Carpanetto, l'autore del gol, Mastro Totaro. Vediamo quello che possiamo fare adesso. Da quello che mi è stato, non so, devo chiedere, ci ricolleghiamo fra 5 minuti, un po' di pazienza, speriamo di portare in fondo questo secondo tempo. Eccoci di nuovo collegati per questo secondo tempo, mi spiace per questo inconveniente, però la partita verrà ricaricata completamente, integralmente, e quindi mi scuso con tutti i nostri amici che ci stanno seguendo. L'importante è che adesso siamo riusciti a ricollegarci, sperando di avere una migliore trasmissione sul canale. Purtroppo abbiamo avuto qualche problema in tutto il primo tempo, non abbiamo perso niente, comunque abbiamo tutti i gol, tutte le azioni, abbiamo ancora il primo tempo.
adesso la tribuna è all'ombra, quindi si sta anche meglio rispetto al primo tempo. Comunque abbiamo visto un primo tempo molto bello, 3 gol, 2 del Carpaneto, il primo del Sassuolo. Un Sassuolo che ha giocato bene fino agli ultimi 5 minuti, poi è stato un finale tutto Carpaneto con 2 gol. Vedete il numero 17. Che darà peso all'attacco del Carpaneto in questo secondo tempo. Forse il segnale va bene adesso, non ha più dato gli stessi problemi del primo tempo. Siamo stati a Fanano per il torneo in memoria di Francesco Seghedoni, ne parlo volentieri perché è stata una 3 giorni dedicata completamente al calcio. Mercoledì 2 semifinali, Under 17, l'Inter ha battuto la Sampdoria ai calci di rigore, poi c'è stata la seconda finale tra il Bologna e il Modena, anche lì la semifinale è stata decisa dai calci di rigore, però è stato il Bologna a giocare la finale, il Modena ha giocato per il terzo e quarto posto con la Sampdoria, ma tra la semifinale e il finale c'è stata una serata molto bella, molto interessante, dedicata a una tavola rotonda come tema, come argomento, il calcio come palestra di vita. Erano presenti tanti calciatori famosi, il moderatore di questa tavola rotonda è un giornalista Sky, originario di quelle zone, molto bravo, lui si occupa di Formula 1, quindi era praticamente di casa perché è originario della provincia di Modena, in più a Modena c'è la Ferrari, quindi è stato di spessore, veramente degli interventi di spessore, di autorevoli di questo Leo Turrini, ma a fianco di Leo Turrini, Simone Monari, giornalista della Repubblica, Jonathan Binotto, giocatore che è partito dalla Juventus, poi, e ognuno ha portato la sua esperienza di campione, ma soprattutto di giocatore professionista. Partite secondo tempo 2-1. Ma soprattutto hanno dato tanti consigli ai giovani che il calcio sì, può essere una vita privilegiata, ma ci vogliono dei sacrifici, bisogna stare lontani da casa, in più bisogna. È chiaro che poi il calcio ripaga di questi sacrifici, ma per arrivare ci vuole tanto, tanto lavoro che per un giovane
comunque chi vuole può, rivedersi o risentirsi la tavola rotonda sul canale YouTube Coach 6100, e soprattutto non è rivolto ai ragazzi ma è rivolto ai genitori di questo, dello sport più popolare che abbiamo noi, ma soprattutto è la provincia di Modena soprattutto che sta dando grande visibilità in questo momento al calcio giovanile, con due tornei. Si sta disputando anche il torneo Città di Vignola, categoria primavera. Anche il Sassuolo giocherà questo torneo. La prima partita è uscito il Parma con la SPAL, quindi Parma eliminato, la SPAL che giocherà big match, ci sarà lunedì Fiorentina Chievo Verona, quindi un torneo. È Modena adesso la città di riferimento per il calcio giovanile, sono tornei, ma tornei che aprono la nuova stagione. Quindi un complimenti al Modena e alla sua provincia, Fanano e Vignola. Soprattutto il Modena che ritorna tra i professionisti dopo un anno di Serie D. Adesso è il Sassuolo che ha una punizione dalla sinistra, siamo sulla tre quarti di campo del Sassuolo, tutto spostato a sinistra, però tanti giocatori, tutta una linea difensiva blu e gialla, poi il pallone calciato lunghissimo, malissimo, che finisce direttamente fuori dal rettangolo di gioco, si riprenderà con questa rimessa con i piedi, anche qua c'è un po' di novità, sarà a metabolizzarle subito, sarà difficile per tutti, anche per noi, capire queste novità, si capiranno gioco strada facendo.
Pericoloso adesso il Sassuolo, riesce a tenere in campo un buon pallone il giocatore del Sassuolo, lo rimette in mezzo all'area, poi però recupera la difesa della Vigor, però in calcio d'angolo, quindi ci sarà un calcio d'angolo a favore del Sassuolo, dalla sinistra batte un destro, pallone ancora lungo, però lo rimette bene in mezzo di testa. Poi c'è l'arbitro che interrompe il gioco, ha visto una scorrettezza di un giocatore del Sassuolo dentro l'area della Vigor. No, scusate, il contrario, ha visto una scorrettezza di un giocatore della Vigor dentro l'area del Sassuolo. No, ho detto bene. Ho detto bene la prima volta, sono andato un po' in pallone anch'io. Maglia rossa del portiere, mi ha un po' confuso le idee. La maglia rossa è del portiere del Carpaneto. Di solito vedo giocare le giovanili del Sassuolo con i portieri con la maglia rossa, e quindi mi sono fatto trarre un po' in inganno. Nulla di male, c'è partita che sta vivendo un momento di vedete, non ci sono belle giocate, sta vivendo un momento di un po' di confusione. Adesso c'è un'azione pericolosa del Sassuolo, non concretizzata, non finalizzata nel modo migliore, era in buona posizione, non aveva davanti nessuno, è arrivato però un po' in ritardo con il corpo tutto spostato all'indietro, quindi il pallone colpito male, ma è stata una bella azione adesso del Sassuolo. Siamo al 55esimo, al decimo minuto del secondo tempo. Sempre 2-1 il risultato. Vedete che anche quando c'è in porta un ragazzo giovane, i compagni più esperti non risparmiano rimproveri. Il portiere ha calciato direttamente fuori, ma non ci sta. Importante che non si auto punisce regalando il pallone agli avversari in zone pericolose, quindi anche se lo mette fuori all'altezza del centrocampo non è un grande errore, anche se i compagni, è chiaro, si lamentano perché preferiscono. Adesso c'è una scorrettezza con qualche
colpo proibito, vedete che anche l'arbitro lo richiama giustamente. Ancora numero 9 Rantier che semina un po' di panico in area con il suo dribbling stretto di sinistro, la rapidità di gioco, di gambe di Rantier che l'ha portato ancora sempre da calcio d'angolo, una traiettoria insidiosa, pericolosa, ma salta ancora un po' in controtempo staccando in modo adesso è il numero 11 del Sassuolo che cerca un'incursione dalla destra con un servizio rasoterra in aria respinto, adesso c'è un velo molto bello che libera l'attaccante, il suo compagno il numero 20 che si gira anche bene, poi calcia verso la porta, era da posizione un po' defilata sulla destra, però era sicuramente in una posizione pericolosa. Fa buona guardia, fa molta attenzione la difesa del Carpaneto e si rifugia in calcio d'angolo dalla destra, batte un mancino ancora lunghissimo, questo spiovente, bisogna dosare lì la potenza in questi... Sono palloni che poi non producono nessun effetto, anzi vanno alla difesa avversaria. Comunque siamo contenti perché il secondo tempo sta andando molto bene per noi. Non so per le squadre, per noi sta andando benissimo, quindi un sospiro di sollievo. Vedete, un tackle durissimo, però è andato col piede morbido in questo tackle, uno col piede morbido, l'altro con forza, e quindi ha avuto la peggio il giocatore del Sassuolo che era andato leggero su questo pallone, e quindi palla. L'avversario ha colpito la palla, però la forza del colpo infatti l'arbitro non ha fischiato fallo ma fischia una palla contesa perché era un tackles, un contrasto, pallone in mezzo. Adesso c'è il Sassuolo, fa tutto bene, poi manca, tira bene di sinistro, però manca. E poi un'altra bella parata, un Sassuolo stavolta che è andato vicinissimo al pareggio in una doppia conclusione in porta. La difesa del Carpaneto in questo frangente un po' in difficoltà, ma si è salvata un po' per fortuna, un po' per merito del portiere che ha deviato la seconda conclusione forte, comunque bella questa doppia conclusione del Sassuolo, si era liberato molto bene l'attaccante in area, ha fatto esplodere un sinistro. Poi ha mancato però nella respinta con il destro, l'ha proprio lisciata il pallone. Adesso
facciamo un po' di riprese tattiche, allargando molto l'immagine, così anche gli allenatori poi avranno modo di studiare le... il movimento delle squadre, dei vari reparti. Per noi, vedete, la difesa 4 adesso del Carpaneto, però riesce a trovare un varco ancora sulla sinistra, un'altra conclusione pericolosa, si salva il portiere, stavolta con l'aiuto del difensore, che il pallone sicuramente non sarebbe finito in rete perché il portiere c'era su, però il difensore ha anticipato lo stesso portiere in scivolate, ha deviato in calcio d'angolo, ma stavolta è il Sassuolo che sta pressando molto bene la difesa del Carpaneto e soprattutto sta impegnando il portiere, l'estremo difensore che è entrato nel secondo tempo, Lassi Marco, un 2000 che deve compiere dei grandi interventi per tenere la sua porta inviolata. Ricordo che è entrato nel secondo tempo, nel primo tempo giocava Belli, proveniente dalle giovanili del Pisa, anno 2000, quindi se la giocano alla pari questi due ragazzi, sono tutti e due 2000. Molto attivo questo ragazzo quando si porta in zona tiro. Numero 17, anche lui è entrato nel secondo tempo, però ha già dato un saggio delle sue qualità con questi dribbling ubriacanti. Stavolta la conclusione è stata ribattuta da un difensore, ma prima ha avuto il portiere che ha dovuto ergersi come estremo baluardo. Ieri abbiamo visto l'amichevole fra Sassuolo Under 18 e Molese Beretti, finita 4-0 per Sassuolo, quindi l'Under 18 sta già affilando non le lame ma le scarpe, si può dire, perché sarà un campionato interessantissimo. Noi cercheremo, abbiamo sempre seguito la Beretti, quest'anno probabilmente sarà difficile per noi continuare a seguire la Beretti, perché con questa Under 18 per noi è un invito a nozze, perché adesso c'è un batti a ribatti nell'area del della Vigor, noi diciamo la Vigor perché ...66 minuti di gioco, il risultato non cambia, è lo stesso del primo tempo, sempre 2-1 per la Vigor.
time out, stavolta fermiamo il tempo, perché poi stavolta ci sta funzionando tutto bene, quindi sarebbe bello andare a intervistare da Hilton per sentire le sue impressioni dopo a caldo di questa partita. Sarebbe uno scoop per noi, ma non so se avremo la possibilità di farlo. Ecco. Salvatore Bruno, gli facciamo un primo piano, un arrivo da grande qua a Carpaneto. Portiere, posto? Vedete che sono. C'è. Adesso c'è per i giovani del Sassuolo, i giovani difensori, è subito, viene un po' da sorridere perché trovarsi davanti, diciamo, un veterano del nostro calcio. E non si smette mai la voglia di far gol, non smette mai, non viene mai a meno per uno che è stato abituato per anni a gonfiare le reti degli avversari. Uno di Mastro Totoro che dispensa consigli anche ai ragazzi. Anche Mastro Totoro è una senatore di questa squadra, Mastro Totoro.
anche perché anche lui ha trascorsi importanti nel calcio. Eccolo lì, vedete che stazione, presidia. Stavolta non è andato all'impatto col portiere, non è entrato proprio per evitare l'impatto, aveva il pallone sulla testa. Secondo me, diciamo che si è un po' tirato indietro, ma ancora bella questa azione, grande gol, bellissimo, un diagonale esplosivo sul palo di destra del portiere, il portiere che non ci può fare niente. Terzo gol, vediamo chi è l'autore di questo gol che ha infiammato un po' anche la tribuna, pochi spettatori, però sicuramente il gol d'applausi. Noi dobbiamo guardare il numero di maglia per capire chi è, perché non... numero 16. Rossi Giacomo, quindi dovrebbe essere un prodotto del Piacenza o del vivaio del Carpaneto, adesso io non... ma sicuramente un, come si dice, un prodotto a chilometri zero, se fosse prodotto alimentare, se è un giocatore, un prodotto di casa, del vivaio, del settore giovanile, ma un gran gol sicuramente, quei gol che non lasciano scampo ai portieri, che vedono solo il pallone entrare. E qua possiamo tornare su una discussione che ha sempre un contrario e favorevole, anche chi dice che è meglio una Serie D o un campionato primavera. Sicuramente c'è chi dice è meglio un campionato primavera, è meglio una Serie D. Ma sicuramente la differenza tra la Serie D e il campionato primavera si vede, perché anche in questa amichevole è il Carpaneto che sta vincendo 3-1, quindi parlato troppo presto, adesso abbiamo dei problemi di segnale ancora, mi spiace, ma la partita verrà ricaricata, purtroppo non so.
per quale motivo ci sono questi problemi. È andato bene fino adesso, adesso non va più bene. Ancora una bella conclusione del Carpaneto, Mastro Totaro ha cercato la finezza su questa conclusione, voleva sorprendere con un tocco pregevole, un tiro in porta indirizzato molto bene, è stato deviato, ma ancora applausi per dovrebbe essere Mastro Totaro. Adesso c'è un bel tocco, è un grande conclusione, sfortunato, però prende proprio i due pali, sembra palo e traversa, ma l'incrocio si può dire, pallone che non entra, era difficile questa conclusione, era stato imbucato dalla difesa della Vigor. Quindi vicinissimo al gol, al secondo Sassuolo, solo la traversa ha detto di no, questa bella conclusione sfortunata, però sono quei palloni che non sai se entrano. Ah, stavolta c'è il gol,
3-2, una bella partita, veramente ricca di gol, ricca di agonismo, di belle giocate, traverse, pali, ma gol anche di ottima qualità. 3-2 adesso, mancano 10 minuti abbondanti alla fine. Ancora però da calcio d'angolo, tanti gol sono arrivati da palle da corner, possiamo dire, con i giocatori che anche in questa occasione lasciato solo, indisturbato a colpire la palla, era in posizione difficile, il portiere ci è arrivato nel suo angolino alla sinistra, poi il pallone è finito dentro insieme a lui, 3-2 adesso. Quindi ancora partita che si riapre, è chiaro che il risultato non è fondamentale, non è importante, però la partita è sempre viva, 3-2 c'è più. Per chi è in tribuna c'è più interesse in questa partita, magari sul 3-2 che sul 3-1 o sul 4-1. Che il pubblico vuol sempre vedere il risultato in bilico, il risultato aperto, quando ci sono quelle partite che ormai il risultato è acquisito, perdono un po' di interesse. Invece qua bisogna lottare ancora fino alla fine, non mollare perché il risultato... Eccolo Bruno. Vedete che probabilmente ci mette un po' più tempo degli altri ad andare in forma, perché si potrebbe fare altri discorsi sull'arrivo di Bruno al Carpaneto, perché al di là delle sue qualità è ancora Sassuolo che si avvicina pericolosamente alla porta della Vigor, ma manca di molto questa conclusione, anche se è arrivato bene sul pallone, ha calciato male però l'attaccante del Sassuolo, però si potrebbe aprire un discorso sull'arrivo di Bruno, che è tutto una serie di motivi positivi, soprattutto perché è uno che può, con la sua esperienza, metterla a disposizione anche dei più giovani, e quindi è un maestro per questi ragazzi. Non è tanto che lui deve fare gol o far vincere le partite, è la sua esperienza sul campo che può rivestire grande importanza per questi ragazzi che invece si affacciano per la prima volta nella squadra dei grandi, nella prima squadra, diciamo. Quindi l'arrivo di Bruno è sicuramente un aspetto, un lato positivo di questo, per questa squadra, la Vigor, perché avere dei giocatori così utili fuori e dentro nel campo
5 minuti abbondanti alla fine della partita, sempre 3-2 il risultato, una bella partita, sicuramente il pubblico è contento di aver visto questa partita, questi ragazzi che si sono impegnati molto. Sassuolo, la prima uscita, Sassuolo Primavera 1, la prima amichevole per il Carpaneto, la seconda ma la prima davanti al pubblico di casa, anche se siamo intorno al Ferragosto, quindi non è che c'è molta gente, fa molto caldo, quindi cinque minuti. Vediamo, perché dai calci d'angolo che arrivano le occasioni più pericolose. Ancora una bella, è una traversa per il Carpaneto. Una traversa anche lì, e diciamo sulla parte alta della traversa, poi il pallone è uscito, si è alzato ancora, ma era un tiro ancora, botta sicura, il portiere non aveva possibilità di arrivarci, quindi un altro, però un'altra bella conclusione. È saltato molto bene il giocatore del Carpaneto di testa, mettendo il pallone ancora dentro l'area per la violenta conclusione. Comunque il risultato non cambia, 3-2. Ma è una partita divertente, diciamo, che ha sicuramente offerto tanti spunti ai rispettivi allenatori. Tante cose da rivedere, ma anche tante cose che sicuramente hanno soddisfatto i tecnici delle due squadre, ma poi soprattutto una partita corretta, anche se non è mancato l'agonismo. Incredibile, un altro bellissimo gol, però l'arbitro aveva fermato il gioco 2 secondi prima, erano finiti a terra due giocatori, a me, io da qua non ho visto bene, però il pallone aveva continuato la sua corsa, è arrivato a rimorchio un giocatore del Sassuolo, un bel sinistro a giro, senza che si è andato proprio a infilare in porta, ma l'arbitro aveva già fischiato, quindi non è un gol annullato, ma sicuramente un altro bella conclusione balistica, questa volta un bel tiro. Sembrava più fallo per il Sassuolo, ma forse mi sbaglio perché nel monitor non riesco a vedere bene, ma
se no era giusto dare la regola del vantaggio, invece l'arbitro ha fischiato e ha concesso un fallo per il Carpanetto, quindi giusta la decisione dell'arbitro, sarebbe stata sbagliata se era fallo per il Sassuolo perché doveva lasciar continuare, invece ha fermato il gioco proprio per dare una punizione alla Vigor e quindi non è gol annullato ma era fallo prima sull'intervento del difensore, dell'attaccante sul difensore della Vigor. Ormai siamo agli sgoccioli, 30 secondi, poi ci sarà un po' di recupero, ma non credo che recupererà tanto, perché in queste amichevoli recupero non è mai lungo. Se non vedete più la partita sul canale, io la lascio, ma la ricaricherò completa, integrale, senza... adesso vedete che si dispera un po', si disperano un po' i giocatori del Sassuolo, a parte che aveva mancato la conclusione in porta e quindi 90esimo adesso, si recuperano 2 minuti, ma Sassuolo che aveva questa occasione ancora fermata dal guardaline. Si lotta fino alla fine. Sassuolo che vuole un minuto e poi finiranno le ostilità. Ostilità per modo di dire, ma è stata una bella partita, due belle squadre che si presentano. Stavolta invece viene fermato il giocatore del Carpaneto che si stava dirigendo verso la porta con un bel stop di petto a seguire. È sempre nel calcio, è sempre il fuorigioco che solleva più proteste, più di qualsiasi altra cosa. Cambiano le regole, si introducono delle novità, ma sul fuorigioco c'è sempre molto da discutere, molto da dire. Non si riesce mai a dare una giusta connotazione, una giusta interpretazione. È fuorigioco, non è fuorigioco, era in gioco. E quindi, ma il calcio è bello anche per questo, perché fa parte tutto del gioco e quindi bisogna accettare le decisioni, quelle che vengono. E finisce l'amichevole con la vittoria del Carpaneto 3-2, ma applausi a tutti, complimenti a tutti, vedete alcuni giocatori sfiniti, ma che non hanno dato tutto, anzi sono impegnati. E per noi continuerà domani, forse lunedì, con una partita che portacollo con il torneo Città di Vignola, speriamo, perché non siamo ancora sicuri, ma un big match tra due squadre del campionato Primavera 1, Fiorentina e Chievo, dalla campo sportivo di Carpaneto, dovrebbe essere il campo San Lazzaro. Un arrivederci, a risentirci a presto e un saluto da Franco di Calcio Social.